Chi la vede arrivare assiste ad uno spettacolo da fine del mondo. Prima si scatena un vento selvaggio, poi arrivano le nuvole che oscurano il cielo, rendendo il lago di Seo tetro e minaccioso. È la Sarneghera e questa è la strana e misteriosa storia della sua origine. Sulle tranquille acque del lago di Seo, ogni tanto, tra la primavera e l'estate, si scatena la Sarneghera, una violenta ed improvvisa tempesta che, dopo aver coperto il cielo, scarica tutta la riserva di pioggia sui paesi del Sebino e pochi minuti bastano a distruggere campi e strade e a volte allaga i borghi che si affacciano sulle sponde del lago. Le particolari caratteristiche della Sarneghera, capace di rendere il lago un luogo dal fascino tetro, hanno fatto fiorire molte storie sull'origine di questo fenomeno e questa leggenda è la più strana e misteriosa fra tutte. Questa antica storia bresciana narra della giovane castellana di Monte Isola, una giovane isola al centro del lago di Seo, che era stata promessa in sposa ad un signorotto molto più vecchio di lei, un nobile della Francia corta, un matrimonio, come tanti in quel periodo, combinato dal padre di lei. La ragazza, che sognava il vero amore, non aveva alcuna intenzione di sposare quello sconosciuto scelto dal padre, e per questo ogni giorno si recava a Sensole sulle sponde del lago di Seo, dove, specchiandosi nelle limpide acque dello specchio d'acqua, piangeva la propria sfortuna. Un giorno però la fanciulla ebbe un capogiro e cadde in acqua. Sarebbe sicuramente morta se un pescatore del luogo, che ogni giorno passava di là per ammirare la sua bellezza, non l'avesse vista agitarsi nel lago e si precipitò per salvarla, stringendola a sé e portandola in salvo. La giovane le fu grata e quella gratitudine divenne ben presto qualcosa di più. I due si innamorarono e furono felici, ma anche in questa storia non è previsto un finale da «e vissero per sempre felici e contenti». Il destino aveva altri progetti per i ragazzi ed il loro destino aveva il crudele volto del padre della ragazza. L'uomo, che era un nobile molto potente, scoprì la relazione tra i due e rinchiuse la figlia nel castello dove vivevano. Una triste prigione dorata, ma la sorte peggiore toccò al pescatore. Fu imprigionato in una grotta umida e profonda tra i boschi del Monte di Sarnico, ben nascosta e ben sorvegliata, in modo che non potesse disturbare i piani del padre della ragazza. Passarono i mesi e dopo qualche tentativo di fuga, il padre organizzò il matrimonio della figlia, sempre più disperata per la separazione dal suo amato pescatore, con il nobile signorotto della Francia corta, senza che lei avesse scelta, ed il pescatore fu ucciso, affogato nel lago, in modo che non rappresentasse più un problema. Accadde che una fedele servitrice della fanciulla venne a sapere cosa stesse succedendo e corse subito ad informarla. La ragazza provò un dispiacere così grande da togliersi la vita, gettandosi nelle acque del lago di Seo per poter raggiungere il suo amato pescatore. Da allora si racconta che quando si scatena la Sarneghera, la temuta tempesta caratterizzata da potenti temporali, è perché i due giovani che si stanno cercando sul fondo del lago sono riusciti ad incontrarsi ed il cielo per ripicca si scaglia sul Sebino e su Monte Isola.